è un territorio piuttosto complesso dal punto di vista morfologico e dell'offerta naturale. Osservavo prima come le vostre strade sono completamente lastricate da quello che noi chiamiamo l'offerta ambientale, cioè questa è una buona pratica nel riutilizzo della pietra locale, tanto gradita agli architetti, tanto gradita alle sovrintendenze, che però da un lato ci stimola a usare la pietra locale, dall'altro lato ci blocca sull'attività estrattiva della pietra locale, che è normata secondo leggi regionali e che probabilmente ci dice che noi questi oggetti non potremo più usare. Quindi storicamente era una validità, li troviamo là, ma attualmente non possiamo spostare che neanche una pietra dai siti locali, per esempio dalla parte alta di San Giovanni, dallo scuola di San Giovanni, che è ricchissimo di questo. Però che cosa significa applicare la Commissione europea sul paesaggio all'interno di Agenda 21 e quindi a scala locale all'interno del comune? Significa enunciare un principio, una serie di principi della politica del paesaggio. Che cosa serve? Serve ad arrivare a obiettivi di qualità paesaggistica, ovvero sia noi dobbiamo fare una serie di attività, una serie di misure sul territorio compatibili con quello che è cosiddetto ambiente sostenibile. Che cos'è l'ambiente sostenibile? È l'offerta ambientale, quello che il nostro territorio ci può dare. Tutti i piani che poi vedremo successivamente della regione sono vincoli imposti, lo vediamo dove, lo vediamo qua. Vedete questo? Questa è la carta dei paesaggi della Campania nel PTM. Questa è il curriculum 49, questo è il disco qua. Questa è un'area che non ha altro che un nome, 49. Il contenuto di quell'oggetto non lo sappiamo, o meglio, loro non lo sanno. Hanno tirato fuori un strumento di zonizzazione territoriale che vincola le attività senza sapere in dettaglio cosa c'è. Allora, in dettaglio che cosa c'è? C'è questo. Ragioniamo in termini di scala omogenea, in termini di consorzio Galcasadassa. Vedete, questi sono una serie di oggetti che ci dicono, di cosa siamo, di cosa stiamo parlando. Quali sono i paesaggi di riferimento? Noi abbiamo fatto uno studio generale a scala di tutto il bacino e ci siamo accorti che in genere abbiamo tre elementi fondamentali. Abbiamo ciò che a scala umana, vedete questo colore violetto, questo non muta. Questi oggetti sono oggetti calcarei, sono oggetti molto duri, sono gli oggetti padri di queste rocce che vedete qua, che a scala umana difficilmente mutano. Invece in questi oggetti grigi abbiamo tutto che sono le medie alte colline terrigine fatte di materiale argilloso generalmente, che però hanno una variabilità molto più notevole. Vedete come si sviluppa il ridicolo idrografico qua dentro? Qui l'oggetto vivo è l'acqua, che modella il paesaggio, lo fa mutare. Man mano che ci spostiamo, vedete, qui gli abbiamo dato un nome e cognome. Quindi abbiamo visto la natura, qui abbiamo cominciato a dire una serie di nome e cognome. Quest'area a cavallo, da due oggetti, il gruppo della sepolveria e le colline interne che più alte lui. Questo è il riferimento che ci ha portato a poter dire, probabilmente, come è fatto San Giovanni a Pino. Questa è la situazione attuale, quella che oggi l'IGM ha letto. Questa è quella che invece era nel 1954. Quindi cominciamo a ragionare sulle dinamiche della trasformazione. Facendo un confronto, vedete, qui una piccola slide, osservate a vista ciò che è accaduto. 54, attuale. Visivamente già si vede come il territorio è diverso, è completamente diverso. Che cosa è cambiato essenzialmente? È cambiato l'utilizzo del suolo. Siamo passati probabilmente da un sistema agricolo puro a un sistema molto più articolato. Dove vogliamo arrivare con questo? Vogliamo arrivare a dire che, vedete, il sistema, il territorio vostro, è un territorio molto molto particolare. C'è un dominio fortissimo del sistema costiero. Vedete? Costa alta, costa bassa, sistema delle alluvioni costiere. Ma noi le vediamo, abbiamo un sistema collinare, con questi crinali, queste colline molto più alte, fino ad arrivare poi alla parte montuosa. Questi sono i cosiddetti paesaggi primari. Abbiamo una serie di oggetti molto significativi. Vedete questa fascia metamontana?
Questa è una fascia ricchissima di materiale naturale, che è un'offerta ambientale, lo dicevo prima. Cioè io piglio dal territorio ciò che il territorio mi offre, e lo utilizzo in maniera economicamente valida. Quindi due fasce climatiche principali, la regione mediterranea, climi medi, temperature intorno ai 20-25 gradi di media annuale, è un sistema, diciamo, un sistema di transizione temperato dove leggermente fa un po' più freddo. Per arrivare a che cosa? Per arrivare al discorso ecosistemico. Che cos'è l'ecosistema in questo caso? Questa è la prima pianificazione che abbiamo fatto. Abbiamo individuato nel vostro territorio più oggetti, sistema collina, le argille di vino, sistema di versante montuoso, conche indoleiche, materiali che si accumulano dalla parte bassa, dallo scoglio di San Giovanni che deriva verso il mare, forre, sistemi a valli verticali. Questi oggetti però non sono mai entrati in quello che è la pianificazione del parco. Qua non ci sono. Lo vogliamo. Con che cosa vogliamo rappresentare questa idea? Una prima discriminazione del vostro territorio è dirvi che avete una variabilità locale elevatissima, quindi c'è una variabilità ecosistemica notevole. Se andiamo a vedere quello che è invece il rapporto tra problematica attuale, vedete? Qui abbiamo i sistemi naturali che abbiamo descritto prima, con in più un problema. Quelle aree rosse sono perdita di suolo. Sono le frane attive che avete nel vostro territorio. Sì. Questi oggetti rossi qui è il primo grosso rischio ambientale che avete. Cioè voi rischiate di perdere suolo, quindi attività, su questi fenomeni naturali, che si vanno a incastonare dove si intervengono. La grande variabilità è nel sistema agricolo principale di questo parco. Poi abbiamo un altro sistema che è questo, con le problematiche costiere, rischi e crolli. Allora, questo è un primo indice che vediamo. Vediamo una prima intersezione tra rischi ambientali e sistema di tipo economico agricolo. Vedete queste aree gialle? Prevalente attività di tipo agricolo. Queste aree scure, prevalente attività di tipo antropico, segnamenti naturali. Il verde sono delle zone boscate. Questi qua invece sono gli uliveti, probabilmente. Allora, dagli strumenti che ci sono attualmente in gioco, molte delle realtà locali non le mettono, perché hanno difese di scala, non arrivano a livello locale. Quindi, qual è lo scopo della teoria dei paesaggi? Lo scopo della teoria dei paesaggi è mettervi a disposizione, a voi come privati, ma a voi anche come attori pubblici, uno strumento che vi permette innanzitutto di rappresentare in maniera analitica il vostro territorio, farlo diventare uno strumento conoscitivo, utilizzato anche per scopi turistici, farlo diventare uno strumento normativo. Per fare, per dire probabilmente al parco che probabilmente hanno fatto delle errori.